Buonasera a tutti. Dopo un'accurata selezione dei partecipanti, che oggi vede Valentina, Giampiero e Delfio, è una grossa esclusione degli altri. Torniamo ai nostri discorsi. Intanto ci sono domande la volta scorsa? No, No. bravissimo. Visto che siamo pochini. Cosa, Delfio? Non ti sento. Non ti sento. Non ti Allora, sento. dico, sono arrivato alla correzione del colore che l'ho utilizzata, l'ho messa in pratica e posso dire che ho messo quella foto di quella bambina, non so se l'hai vista, l'ho Sì, pubblicata l'ho su visto. Photopassion, e lì ho utilizzato il metodo della regolazione del colore, che sinceramente mi è tornata molto utile. Giampiero ha scritto sì, molto bella. Giampiero è Quindi nella già, chat. sì, infatti, comunque. Cioè, questo è il segno che, insomma, funziona, diciamo, le cose che stai spiegando tornano utili. Ovvio che nella tua foto poi si è iniziato a parlare di tutt'altro, che non c'entra niente. Sì. Perché Comunque comunque. io inviterei tutti insomma, queste tecniche che tu spieghi, a metterle anche in pratica, magari mettere una foto dicendo, guarda, in questa foto ho utilizzato. Per renderci conto anche tutti noi dell'utilità di questi metodi. Ah, si è unito Carmelo Caldara. Buonasera. Non ti sentiamo. Non ti sento? No. Mi Mi senti? senti ora? Ora mi senti? Ora sì, come stai? Bene, grazie. Stanco dal trasloco, tra le altre cose no, ancora non ho internet, quindi mi sono dovuto trasferire in un posto dove posso collegarmi. Ah, hai traslocato, quindi ora ci fai vedere casa. No, non ho internet, poi ve la faccio vedere. Vabbè. Allora, tu la volta scorsa non c'eri. No, però ho seguito poi dopo, ho visto la registrazione su YouTube e vi ho seguito passo passo. Hai domande? No, no, come al solito molto, diciamo, molto esplicativa, le cose, poi ripetute già diverse volte, quindi invece poi ti mando, e lo sto facendo, lo dico pure agli altri. Un accesso perché abbiamo montato la FAD sul nostro server e ti faccio vedere, ti do un accesso e ti faccio vedere come funziona. Potrebbe essere carino. Perfetto, poi ne parliamo e così Sì. vediamo che cose da farsi. Claudio, cosa stanno facendo questi qua? No, tranquilla, stiamo sentendo. Allora, oggi siamo pochini visto che c'è il periodo carnevale. Ieri non aspetta, senti, mi ritorno da adesso. Oggi vi mostro le principali evoluzioni di Delphio. No, di Delphio, di Photoshop CS6, ok? Ok. Allora, CS6, ora vi condivido il mio schermo. CS6, a parte aver cambiato il modo l'interfaccia grafica di Photoshop con questi colori più scuri per stancare meno gli occhi e la vista dopo un intenso lavoro, ha migliorato il motore che gestisce la previsualizzazione dei nostri file.
Questo motore si chiama Mercury. Praticamente ora è più reattivo nei miei ingrandimenti, nelle riduzioni e nei vari filtri che vado ad applicare. Ad esempio, non so in quanti avete usato già CS6, c'è il filtro che poi magari vi faccio vedere. Aspetta, rasterizzo. Il filtro sfoca. Che ora invece di aprirmi la schermata classica mi permette di fare delle modifiche direttamente in diretta, direttamente sull'immagine. Questo prima non era possibile. L'evoluzione di CS6 è principalmente il motore interno. Poi altre evoluzioni importanti sono state nell'elaborazione che abbiamo intravisto la volta scorsa. Camera RAW, l'avete fatto vedere. Mi state vedendo, vero? Sì. Apro questo RAW in camera RAW. Camera RAW è migliorata nell'elaborazione dalla versione 2010 al 2012, soprattutto nella parte dei neri. Con questo triangolino qui in alto, a sinistra, io attivo la visualizzazione del clipping, cioè delle aree tagliate dai neri. Vedete qua? E lui mi segna tutti questi punti con blu per indicarmi questa parte è nera. Ah, allora, diciamo, quando spuntavano, diciamo, i colori blu era proprio per indicarti che è il nero assoluto, diciamo. Sì, che praticamente questi valori, vedete questo Sì, diagramma, va questa da scala, sì. 0 a 255. Sì. Quando è a 0 è nero. Il nero non ha più informazioni perché non ha più sfumature. E lui me le indica cliccando questo triangolino e me ne indica quali punti sono, in modo tale da tenere d'occhio. Perché magari sullo schermo non riesco a rendermi conto, ma magari una mega stampa, tipo un cartellone pubblicitario, io vedo solo il nero ed è poco piacevole, ok? Sì. Tra la versione 2010 di Camera RAW, del sistema di elaborazione RAW, al 2012, c'è stato un grosso miglioramento, che ora vi faccio vedere. In Camera RAW, se volete... Se avete già sviluppato foto con le vecchie versioni, oppure volete, ma è un caso rarissimo, tornare alla vecchia versione, potete andare dove c'è questa fotocamera disegnata, che io qua c'è scritto camera calibration, in italiano penso sarà calibrazione fotocamera o qualcosa di simile. Posso tornare alle versioni precedenti, 2010 e 2003. Vedete? Sì. Lascio il clipping attivo e vi faccio vedere come prima di questa versione si vedeva. Vedete il RAW che avevo fatto con le stesse impostazioni, cambiando solo il livello di elaborazione, aveva una maggiore parte bruciati di nero, ok? State vedendo tutta questa grande macchia blu? Prima, quindi io per recuperare queste zone con poche informazioni dovevo elaborare di più il file, ok? E quindi avevo un maggior degrado, ok? Delfio. Scusa un attimo che. No, c'è cioè il ritorno del microfono. Ok, quindi praticamente con la versione 2010 avevamo questa situazione. Nel 2012 tutto è migliorato.
guardate la differenza. Queste erano tutte informazioni che io dovevo andare a recuperare fino a quando ero possibili, ok? Sì, sì. Invece nel 2012 le informazioni da recuperare sono pochissime. Tornando al 2010, come recuperavo io prima? Potevo variare il valore di esposizione. Vedete, sto alzando, già sono a 2, ma ancora è sempre nero. Oppure, che ne so, abbassare i neri. Oppure col fill light. Però comunque dovevo intervenire abbastanza grosso sulla foto, perché già l'esposizione ho dovuto salire a 1,90, il fill light a 39. Ma si perde anche... Si perdeva anche il contrasto. Certo. Invece, tornando alla versione 2012, quindi 2012... Mi sono cambiati intanto questi parametri. Porta a zero. Questi qua erano più o meno i valori standard. Io per intervenire bastava dare un più 50 o un più 70. Tony, scusa, io ho ancora installato CS5, perfetto. Ora stavo guardando, comunque che anche in CS5 c'è questa opzione, no, però il mio è a 2010, diciamo. Bravissimo, l'ultima versione di Camera Raw è più potente, e ti ho fatto vedere prima perché. Ho capito. Quindi diciamo è vantaggioso questa cosa del si recuperano informazioni, anche una foto che è sottesposta come quella, se noi riusciamo a recuperare anche senza a fare un intervento invasivo, diciamo. Già, ti faccio vedere di nuovo, sì. 2010-2012, io per recuperare qua informazioni nel 2010 doveva salire l'esposizione a meno a 2, che di solito più di 2 è sconsigliata a salire. Poi doveva intervenire, non so, col fill light. Allo stesso tempo potevo intervenire con i neri abbassandoli. Principalmente lui questa scala me la divide in 4 tronchi, ok? Poi siccome ho troppo sovraesposto l'esposizione, devo recuperare le luci, vedete qua bianchi, quindi devo salire il recovery e vedere cosa mi recupera. In caso contrario dovevo intervenire con altri parametri. Invece col 2012 porto a 1. Per esempio shadow le ombre, recupero sulle ombre. Perché sto recuperando la roccia? Perché è importante vedere proprio la come la texture della roccia, perché in teoria è come se fosse l'oggetto principale della foto, ok? Quindi non voglio che viene clippata l'informazione, ma proprio si vedono i spigoli di rocce. Quindi con un solo valore già ho recuperato queste informazioni, senza bruciare troppo il cielo. In pratica, dalla versione 2010,
per recuperare informazioni, avevamo l'esposizione, le alte luci, no, 2010, avevamo l'esposizione, il light e il nero, ok? E recovery, quindi quattro parametri. Invece nel 2012 i parametri sono aumentati, che abbiamo l'esposizione, le alte luci, le ombre, i bianchi e i neri. Sì, perfetto. I neri, iniziamo alla cosa più facile, i neri intervengono in questa zona qua. Ok? Come? Mi sposto il diagramma su destra. Ci siete? Sì, sì, sì. Mi sposta solo la parte, solo questa parte qua verso destra. Quindi in questo caso voglio recuperare su neri, quindi sposto un pochino. I bianchi si occupano solo di questa parte qua, quindi o aumento o diminuisco, mi sposto il diagramma solo in questa parte qua. Le ombre invece intervengono più centralmente, vedete qua. E poi ci sono le alte luci. Prima il cielo non si vedeva proprio, ora invece... Non so se notate la differenza. Sì, sì. Perfetto. Quindi uno dei grandi vantaggi è l'elaborazione nuova dal 2010 al 2012. Ok? Domande su questo? No, no. Ok. Ovviamente ogni versione nuova porta le sue evoluzioni, anche se fa... In CS6 molti si aspettavano magie. Questo non è avvenuto, però alcuni miglioramenti importanti ci sono stati. Ok? Un altro miglioramento importante è quello che è stato applicato nel contenuto AWAR dalla versione 5. Ok, contenuto AWAR è aspettato un documento nuovo. Aspetta. C'è questo strumento qua, lo vedete? Che si chiama contenuto AWAR Move Tool. Mi permette di selezionare un oggetto spostarlo e me lo ricampiona. Non vedo. Avete visto? Sì, sì. Non vedo. Non vedo niente però. Ah, non mi vedete? No, 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 io, vedo... io ti vedo. Io però la vedo a Carmelo Calandra. No, a Caldara. Ah, Caldara. Vabbè, non sono problemi. No, ora mi vedi? No. Clicca sul... sulla... sul mia... È cliccato sul... però vedo sempre a Carmelo.
Ma sono solo io che vedo. No, però non vedo niente. Ecco, adesso rivedo di nuovo, sì. Ecco. Ok, mi seleziono l'oggetto, per esempio, che voglio spostare. Faccio una selezione veloce. E gli dico a questo oggetto di spostarlo. Sempre con questo nuovo strumento contenuto a Watch. Lo lascio e lui me lo ricopia. Vedete? Sì. Sì. Con quanta facilità? Poi rimanendo sempre sulle nuove evoluzioni, ci sono i nuovi strumenti per scopare, che invece, come vi avevo fatto intravedere, invece di aprire una finestra di dialogo a parte, vi fa intervenire direttamente su. Mi fa intervenire direttamente su sulla foto. E in anteprima vedete i cambiamenti. Oltre a questi strumenti sono stati aggiunti altri. C'è l'Iris Blur, che funziona meglio sui ritratti. Praticamente io dico che questo oggetto non deve essere applicata la sfocatura. Un po' come il discorso del tilt shift, no? Perfetto. Vario i miei valori e sfoco. Come vedete, lo applico. Lui mi ha sfocato il resto della foto e non dove c'ho il volatile, va bene? Tony? Sì. Scusa Tony, dico, l'oggetto di selezione è solo circolare oppure si può scegliere altre forme? No, si possono aggiungere anche più punti. Ah, ecco. Ok, vedi questa rotella? Sì. Invece di andare a variare questo valore dalla barra del volume, io la chiamo, ok? Sì. Posso usare questa rotella? Ok? Come si aggiungono i punti? Da dove? Per aggiungere i punti? Irish Blur. Quindi mettiamo un punto qua, giusto per favore. Ora aggiungo un punto qua. Vedete? Sì. Qui è sfocato, qui invece no. Posso ricambiare i valori. Stringere o allargare, se lo voglio a cerchio, sì. Oppure più quadrato. Posso aggiungere un altro punto, a corda, tutti quelli che voglio. Ok? Sì, sì. Di Displare è uno strumento potentissimo, perché praticamente non avete più bisogno di fare poi una maschera per nascondere la sfocatura dove non volete, ok? Sì, sì. In più è stato aggiunto Tilt Shift. Non so se sapete che cosa è il Tilt Shift. Sì. È una l'obiettivo tecnica decentrato che presto va anche tanto in voga, perché strumenti come Instagram o altro l'hanno reso facile.
praticamente ho una barra, invece di essere circolare, qui mi dice che tutta questa zona è a fuoco, qua va a scalare verso la sfocatura totale, ok? Ovviamente per un tech shift dovrò mostrarvi più una foto idonea a questo, però facciamo finta che... Per esempio in questa foto, se voglio mettere a fuoco solo il volatile, usare l'Irish Blur che mi formava solo un cerchio mi sembrava poco naturale, invece per esempio usare il Tilt Shift mi fa tenere questa linea a fuoco e il resto a fuoco. Ora vi faccio vedere un'altra cosa, un attimino, una foto in notturna, sempre con gli strumenti di sfocatura, si sono aggiunti nuovi parametri. Vedete qua light, broken color e light range. Praticamente applico la sfocatura, ad esempio qui, e posso crearmi i famosi broken che si vedono tanto. Questo light book interviene sulle altre luci. Vedete, tende a farmi buche. Invece buco color sui colori. No, domande intanto. No. No. Difficile fino a qua. No, facile, facile. No, no. Ah, vediamo Giampiero, forse sì, effettivamente gli obiettivi 1.2 te li ritrea bene. Avevo bisogno di una bella foto notturna per farvelo vedere meglio. Vediamo qua. Se la trovo uno. Avete qualche domanda nel frattempo? No, io no. Io no. Devo solo installare CS6. Cioè la parte più importante, eh? Sì. Aspetto Pippo che lo deve venire a installare. Pippo Maggiore. Allora, ma mi state vedendo, no? Sì. Sì. A te. Vediamo te. Io te vedo. Ah, no, lo schermo. No, no, no. Aspetta un attimino. Ora vi faccio vedere il nuovo filtro.
Stavo cercando la foto. Attributi. Questo qua è Lightroom. Otto, sedici. Devo giocare, volevo far vedere il filtro. Attributi. Avete qualche foto con grand'angolo? No. Con grand'angolo. Delfio, mandami una foto col tuo fisheye. Delfio, una foto col tuo fisheye. Te la mando su Facebook perché mi viene più semplice che ce l'ho sull'altro computer. Un attimo che la cerco. Okay. Vediamo se te la trovo prima io. La sto mandando. No, è la famiglia di. Sto mandando una di un chiostro, visto che l'altra volta abbiamo visto che ci volevano le linee. Sì. Te la sto mandando, non so se te l'ho fatto vedere questa settimana. Sì, ma te ne sto mandando una che ha delle linee, così vediamo se si può raddrizzare. Dove c'era? Così anche Pino in diretta. Foto. Ti è arrivata? Sì. Ti ho mandato la foto su... Oh, perfetto. Copia immagine. Ok. Poi faccio vedere questo nuovo strumento. Vedete in Photoshop CS6 c'è lo strumento per il grand'angolo e fisheye che si trova in filtro. Lo faccio vedere. Filtro, qua si chiama Adaptive Wide Angle.
questo strumento per me cerca di rendere più dritta la foto, ok? Tende a eliminare questo effetto del fisheye. Una cosa importante per usare questo strumento sono le linee. Per esempio, se volete fare un aggiustamento del genere in una foto dove c'è, dove non ci sono linee, che ne so, una distesa di mare, non mi viene. C'è questo strumento qui che vi permette di creare delle linee. Queste linee ora noi le andiamo a disegnare nelle colonne. Vedete la linea? No. Ah sì. Ma disegnare tutte le linee. Dove ci sono i pilastri. Per esempio questo pilastro me lo fa giusto giusto, eccolo qua, state vedendo? Venite, sposto le linee in modo da realizzare i pilastri. Così era prima. E così è dopo. Avete visto? Sì, sì. Sì. Questo filtro è importantissimo, quindi inserire le linee nei pilastri e poi indicargli se è un fisheye oppure un grandangolo. Ora ve lo rifaccio rivedere. Quindi filtro, adattivo with angle, strumento linea, scelgo una colonna e lui me la drizza, ora me la fa già in automatico. Più linee metto, più tende a raddrizzarmi questi punti. Mi è piaciuto questo strumento? Certo. Ah, aspetta, che dici? Quando ho bisogno di un grandangolo posso usare il fisheye? Sì, ovviamente comunque è un intervento fatto con un filtro, comunque ci sta una sorta di degrado della foto, nella qualità, ok?
Però per esempio un pistolet come il tuo, che è un 8 mm, si può aggiustare e renderlo più, levagli quell'effetto troppo ingombrante. Cioè mi diventa come un grandangolo? Sì, quasi, con l'apertura di un fisheye. Cioè, l'importante con questo filtro è, sono le linee. Deve avere linea per indicargli, ecco, avete visto, io mettevo una linea. Lui già si è memorizzato quello che ho fatto prima. No. Vediamo te. Il filtro. Vediamo sempre te, non il tuo, la tua schermata. Cosa? Vediamo te. Ah, vedete me. Ok. Vedete, prima questa linea di questo pilastro era tutto, era ovale così, invece ora me l'ha messa bella dritta. A me è bastato spostare il punto centrale verso il pilastro. Ok? Sì. Per esempio a questo lato non è dritta, tende a fare la curva, allora gli metto un'altra linea. Più linee ci sono, e meglio lo strumento funziona. Questo è molto interessante. No, questo, cioè le linee sono fondamentali, però per recuperare una foto di come prima, come questo, una volta non era così facile. No. Fino a questa versione, fino alla versione precedente. Vedete ora questi pilastri sono perfettamente dritti. E poi intervengo su altri in cui non mi sembrano belli in linea. Infatti ora ultimamente stanno iniziando a spuntare foto con questi fisheye tramite questo filtro di grosse, che ne so, di San Pietro, di... Stanno spuntando belli a valanga dalla versione CS6. Avete domande? Curiosità? No. No, per quanto mi riguarda no. Ovviamente, oltre a questo, ci sono state delle importanti evoluzioni con altri strumenti. Uno importante è questo qua, lo Sharpen Tool, lo strumento Contrast, ok? Che fino alla versione... Vediamo te, non vediamo il computer. Ah. Scusate. Vedo lo schermo e non mi vedo a voi. È arrivato, è arrivato. Direttamente da Acque Dolci. Ma quale Acque Dolci? Ma come da Acque Dolci? Ciao ragazzi. Ciao. Allora, la volta scorsa avevo fatto vedere come si contrasta e rende più nitida la foto. Tony, è arrivato Pino, scusami, non è che è arrivato nessuno. E chi è Pino? Pino! Infatti, chi è? Ah, il prossimo Papa! Il prossimo Papa! Allora, fin dalla versione CS4, lo strumento Sharpen Tool, lo strumento, sarebbe lo strumento di contrasto mirato, non funzionava perfettamente bene. Dalla CS5
è migliorato l'algoritmo di questo strumento. Per usare la versione prima LCS4, aspetta, devo levare il microfono a Delfio che sente il ritorno. Basta disattivare protezione dettagli. Ok, se non è attivo protezione dettagli, vuol dire che state usando il vecchio algoritmo, che non è ottimale. Per usare il nuovo algoritmo, questa funzione protezione dettagli deve essere attiva. Ok, questo strumento migliora la nitidezza nei punti essenziali. Quindi seleziono lo strumento, per esempio aumento la nitidezza in questo pilastro e gli passo il pennello. Non so se voi notate l'aumento di nitidezza in questo punto. Sì, e pitturate dove volete aumentata la nitidezza. Questa nella versione 5 c'è? Sì, sì. Praticamente dalla CS4 c'era anche nella CS4 e nelle versioni precedenti, solo che praticamente era uno strumento poco usato perché l'algoritmo non funzionava bene, creava dei disturbi soprattutto nel colore, ok? Sì. Dalla CS5 è stata migliorata. Per usare la versione che è spuntata dalla CS5 in poi, è importante avere attivo dettagli protezione, ok? Questa casella deve essere attiva, se è disattiva state usando la vecchia versione. E da dove si fa? Da preferenze? Da dove? No, praticamente apri lo strumento. Sì, perfetto. In alto. Sì, ah sì, perfetto, vabbè, ho capito. È la barra italiano, quella dedicata allo strumento. Sì, in italiano dovrebbe essere dettagli di protezione. Sì, ho capito, va bene, non lo ricordavo. Allora, questo quando è utile? Conviene sempre fare la maschera in nitidezza, come abbiamo visto l'altra volta, usando il filtro. Però può essere, per esempio, in un ritratto, che alcune parti vanno rese più nitide di altre parti, ok? Invece di fare come prima si faceva così. Per aumentare la nitidezza solo un punto, dovevamo creare la maschera di un livello a parte. Quindi io creavo la maschera. Aumentavo la mia nitidezza. Poi vi ricordate? Dissolvo la maschera, luminosità. Se la volevo applicare solo alla finestra, dovevo creare una maschera. In questo caso nera, e poi pitturare la maschera con il bianco, solo nella finestra. E così aumentava il contrasto nella finestra. Invece, perché nelle versioni prima del CS5, lo strumento di contrasto, in italiano non lo so come si chiama, qualcuno ha aperto il CS? Strumento di nitidezza. Strumento di nitidezza. Lo strumento di nitidezza prima non funzionava bene e quindi si preferiva usare un livello a parte e intervenire. Invece ora non è più necessario. Basta prendere questo strumento, ingrandire e applicarlo dove lo vogliamo applicato.
Ovviamente qua possiamo aumentare, diminuire, vedete? Una cosa importante è la modalità. Vi ricordate che io vi dicevo che conviene nella nitidezza di applicarlo nella fusione di luminosità. Vi ricordate? La nitidezza. Potete fare anche qua. Basta in modo sia selezionate luminosità, attivo dettagli protezione e applico il mio pennellino. E così aumento il contrasto. Chiaro? Sì. Ci sono domande particolari? No, nessuno. Per esempio, Delfio. Non ti sento. Dico... Non ti sentiamo. Allora, Delfio, domanda. Aspetta un attimo, scusa che devo... Vabbè, facciamo a Valentina questa domanda. Quindi lo strumento nitidezza per usare il nuovo algoritmo, che funzione deve avere attiva? Posizione dettagli. Bravissima, visto? Oh. E va usato in quale modalità? Luminosità. Bravissimo. Va bene, maestro. Bravissimo. Pino, tutto chiaro? Pino è arrivato ora, non ha capito niente di cosa stavate parlando, non ho voluto interrompere. Vabbè, Pino non c'è mai. Gian Piero, tutto chiaro? C'è un fantasma dietro di te. Sì, c'è Claudio. Ciao. Ah, già. Ciao. Carmelo, tutto chiaro? Sì, è chiaro. Molto. Okay. È importante abilitare quella protezione dettaglio, non quello smalto. Sì. Perché praticamente certi strumenti da una versione all'altra, anche se per esempio questo strumento abbiamo visto che è migliorato con la protezione del taglio. Photoshop, siccome ha gente abituata a un certo tipo di lavoro, Adobe quando va a modificare uno strumento magari mantiene una certa retrocompatibilità, chiamiamola, va bene? Pinuccio, oh. Dove sei stato? Sono stato a lavorare. Anzi, hai fatto foto? Poi sono passato da Acque Dolci, ho visto i carri di Acque Dolci, meravigliosi. Pino, Pino, dimmi tu. Pino, sì, guarda un attimo, bella... però Carnevale così non l'hai visto. Guarda questa, no. Questa amica mia come... ma così ci dici tu? Gian Piero, hai domande? Altro che carri! Ragazzi, io vi devo salutare. Grazie. Okay. E alla prossima. Ciao Carmelo. Ciao Pino. Ci vediamo. Ciao. Ciao. Ciao Carmelo. Allora, Gian Piero chiede, si può regolare l'intensità e la nitidezza solo con i pennelli? Tu stai parlando sempre dello strumento di nitidezza? Sì, la nitidezza... Ora lo faccio vedere.
Dice che ha visto ora l'implicità. Poi c'è un altro trucco. Ora gli faccio vedere un altro trucco. L'ultimo e poi andiamo tutti a mangiare, va bene? Un trucco per aumentare la nitidezza è quello di creare un livello vuoto, ok? Creo il livello vuoto, prendo il mio strumento, quindi protezione dei dettagli per usare il nuovo algoritmo deve essere attivo, per toccare solo la luminosità, come abbiamo spiegato la volta scorsa, la modalità deve essere luminosità, di qui possiamo regolare il livello della nitidezza, ok? Un trucco che consiglio sempre quando si usano questi strumenti è di applicare sempre tutti a layers, che in italiano sarà ti cambiano tutti i livelli, ok? Quindi quando io attivo questo e vado a disegnare sul livello bianco, lui invece di toccarmi il livello dove c'ho la foto, mi ridisegna solo quello che vado a ricompilare in livello vuoto. Ora vi faccio vedere. Per esempio, aumento la nitidezza qua. Questo livello contiene solo la finestra dove ho pennellato con lo strumento nitidezza, ok? Quindi questo trucco poi mi permette un altro vantaggio, quello di riregolare la nitidezza se è troppo elevata. Chiaro questo passaggio? C'è il microfono di Delphi, che interferisce, entra sempre Delphi. Io non ho fatto. Infatti, un piccolo trucco è usare questo strumento nitidezza e lo strumento brucia e lo strumento schema su un livello vuoto, sempre con attivo al sample layer, ok? Che in italiano come si chiama? Campiona i livelli. Ok, quindi quando ci sono questi strumenti, in modo tale da lui nel livello vuoto ti porta la parte che io vado a toccare, così io posso poi intervenire eventualmente con l'opacità e non vado a toccare il livello della foto sana. Ok, difficile. Io non lo vedo perplesso. Molto perplesso. Io non ho capito niente di questa cosa. E vabbè, oggi praticamente ci siamo collegati. Eravamo solo io e Valentina fino alle 7:30. Poi io te l'avevo detto che oggi non era il caso. E vabbè, ma se è un appuntamento fisso, adesso sono arrivato, sono passato da Acque Dolci e c'era Andrea Scaffidi vestito di melanzana. Là. Non so di cosa era vestito. E quindi non veniva. Il di pane sicuramente sarà in giro per carichi mascherati. È chiaro che vabbè, in teoria ci ha fregato che ieri non hanno fatto niente, perché in teoria non lo sapevamo. Infatti oggi abbiamo solo visto le evoluzioni, ci sono state tra la CS5 e la CS6. Bene, ok, Valentina, andiamo a mangiare. Sì. Davvero, che dici? C'è la salsiccia che ti aspetta? Pino, tu, andiamo a mangiare? Sì, sì. Buon appetito. Ciao a tutti.
Ciao ciao ragazzi. Ci vediamo lunedì prossimo. Ciao. Sabato mattina, se c'è bel tempo, andiamo a fare foto. Sabato. Sabato. Sì, sabato mattina. Il primo sabato mattina all'alba andiamo, ok, Pino? Il primo sabato con bel tempo, ma mi sa che questo sabato c'è maltempo di nuovo. Giampiero ha detto che ci ha pensato quando ha diluviato. Delfio. Sì, rieccomi, ho avuto un po' di confusione, quindi non sono riuscito a seguire tutto perfetto. Va bene, dico, ho avuto un po' di confusione, non sono riuscito, poi mi riguarderò bene il video. Ci vediamo mercoledì, mi trovo. Pino, Sì. mercoledì mi trovo pomeriggio. Ti offro l'aperitivo.